Natale, penso il giorno per me più bello dell'anno, perché nasce Gesù, perché nasce, rinasce ogni anno quell'amore che spero che tutti possano scoprire dentro se stessi, quell'amore che poi doni ai figli, che doni alla tua amata, che doni ai tuoi genitori, che doni alle persone a cui vuoi bene. È una giornata per stare insieme, perché si possa stare bene. Ci portiamo dentro tutti i nostri problemi, tutte le nostre tristezze, però è anche questo giorno un momento di speranza. Nasce qualcosa e rinasce ogni anno qualcosa che ti dà la forza, la carica, e deve darti la carica per poter andare avanti, per poter sperare, per poter migliorare. Ecco, io voglio augurarvi di cuore buon Natale, ve lo auguro da sindaco, ve lo auguro da persona. E lo auguro proprio a tutte quelle persone che hanno difficoltà, prima di tutto a loro, quelle che vivono delle fragilità, che vivono anche problematiche che si fanno fatica certe volte a comprendere o a spiegare, a quelle persone che assieme a noi vivono spesso accanto, vivono vicine ma anche lontane, alle persone che vogliamo includere. Ecco, noi questa città la vogliamo bella, è la città più bella del mondo, vogliamo che ci siano anche i cittadini con una vita, una qualità della vita la più bella del mondo. Sono contento perché l'altro giorno il Sole 24 Ore ha detto che Venezia è la seconda città migliore in chiave di disoccupazione giovanile, quella che va dai 15 ai 29 anni, dopo Bolzano siamo noi. E siamo la prima città per la gestione dei rifiuti e della pulizia. E anche questo è un grande vanto che voglio raccontare e testimoniare, che è merito ed è frutto del lavoro di tanti lavoratori che tutti i giorni spazzano, puliscono, guidano, ordinano, controllano. Un grande lavoro delle forze dell'ordine, un grande lavoro della struttura pubblica, dei servizi sanitari, dei servizi di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della capitaneria di porto, la polizia locale nostra, in altri giorni sono appena stati assunti, dei vigili del fuoco, di tutta la protezione civile, di tutti quei cittadini che hanno aderito al controllo di vicinato e continuano a conoscersi anche fra di loro, a ricostruire questa idea di identità, di comunità. Ecco, Mestre, Marghera, Venezia, il Lido, le isole, tutti insieme, proprio appassionatamente per un futuro bello per i nostri figli, per i nostri giovani, per i nostri ragazzini, che non vanno a votare ma hanno diritto di avere una città pulita, ordinata, ma anche sociale e aperta, inclusiva. Ecco, io questo Natale sento sempre una grande energia dentro, il Natale mi dà sempre una grande testimonianza di fede. Ecco, io auguro a tutti di passare una bella giornata, ma soprattutto quello di pensare che siamo in tanti e che siamo persone che vogliono stare insieme uno per l'altro, uno con l'altro, uno per l'altro, e che riescano ancora una volta a testimoniare, come è sempre stato fatto in centinaia d'anni, a ricordare come Venezia sia un pilastro dell'Italia e l'Italia sia un pilastro in questo caso dell'Europa. Ecco, allora con questa dignità, questa è la dignità, quella che si basa sul lavoro, sulla fatica, sulle aspettative, sulla meritocrazia, quella che non si punta sulle spalle dell'altro, ma sui propri meriti, sulle proprie anche difficoltà. Conoscendo i nostri limiti riusciamo a valorizzare i nostri punti di forza. Ecco, credo che questa attività culturale, educativa, sportiva, questa grande cultura che ci è arrivata da centinaia d'anni di rispetto e di coraggio, dobbiamo metterla al servizio dell'educazione dei nostri figli e dei nostri piccoli. Allora sì, gli anziani tornano a essere i maestri di vita, quelli che hanno visto il Novecento, che hanno visto dei percorsi anche tragici, difficili, e da loro possiamo imparare. I giovani possono portare la loro carica, il loro amore, la loro pazzia e i loro sogni. Questa è la città del futuro, Venezia. Veramente di cuore, ve lo dico di cuore, come sindaco, ma prima di tutto come persona, tanti auguri, veramente tanti auguri a tutti. Buon Natale.